Ok, io stasera cercherò di essere molto veloce perché sono già le 8:20. Voglio subito dirvi quello che Dio ha messo nel mio cuore per stasera e per la vostra vita. Chi è venuto qui a trovarci per la prima volta? Anche di altre chiese che sono venuti qui a farci visita. Ok, benvenuti, siete benvenuti, fate un applauso a questi ragazzi che sono venuti a trovarci. Io ti chiedo, io stasera veramente cercherò di parlare pochissimi minuti, ma chiedo la tua attenzione perché quello che sto per dire stasera toccherà veramente il tuo cuore. Io sono sicuro che se tu sei qui stasera è perché Dio ha bisogno di dirti quello che sto per dirti io stasera. Sei d'accordo? Anche se non sei d'accordo, io sono sicuro che sarà così. C'è un verso nella Bibbia che io amo, che dice, in Geremia 29, uno di quei versi che, wow, mi caricano ogni volta, e dice così: se io dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Wow, io quando leggo questo verso, io immagino, non lo so, è molto scena supereroe, è lui che trattiene, che non vuole diventare Hulk, però è Hulk, dentro, e iniziano a rompersi i vestiti, iniziano a uscire, esce potenza dal naso, no, dal naso meglio di no, potenza, e esce un sacco di roba, e qualcuno che si contiene. Quindi questo verso ti motiva quando lo vivi. Il problema è quando non lo vivi, è quando non serve sforzarsi di contenere nulla, quando dentro di te c'è forse una pila dura, cioè, che non dura per niente, non dura di più. E il problema è quando questo fuoco è talmente basso che devi fare attenzione se qualcuno passa vicino, perché potrebbe spegnersi e spegnere tutto quello che è rimasto. E il problema è quando c'è una fiamma, una fiammella nella tua vita e questa fiammella ti basta. Non sto parlando di un fuoco spento, No. Io non sto parlando di un cristiano con un fuoco spento. No, sto parlando di qualcuno che ha un fuoco dentro, ma non serve contenerlo. C'è un fuoco. È una fiammella, è qualcosa che forse gli altri vedono, vedono la luce, be the light, però c'è qualcosa. Mi sono fatto una domanda: che cosa succede quando il popolo di Dio, quando il popolo che Dio ha liberato dal mondo e dall'Egitto, impara a vivere soddisfatto quando è lontano dalla sua presenza? Ci sono alcuni credenti che dopo che Dio li ha liberati, li ha portati lontano dal mondo, dall'Egitto, perché parlerò del popolo di Israele stasera, dopodiché queste persone, questi credenti, vivono, imparano a vivere in una maniera soddisfatta lontano dalla presenza di Dio. E molti di voi diranno, ah, non sono io. Aspetta, aspettiamo insieme e permettiamo allo Spirito Santo di analizzare la nostra vita. Siete d'accordo? Permetti allo Spirito Santo, guarda, chiudi gli occhi, di Spirito Santo, io ti prego che tu stasera possa veramente toccare la mia vita. Aiutami. Io voglio aprire il mio cuore a te e permettere che la tua parola possa fare breccia dentro di me. Guardate cosa c'è scritto in Esodo. Nel capitolo 24, molto velocemente, guardate. Mosè, Dio disse a Mosè, Mosè, sali verso il Signore, tu e Aronne, Nabat e Abiù, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Che cosa è successo? Dio, con Mosè, libera il popolo di Israele, e vanno nel deserto. Dopodiché, Dio dice, ok, bene, ora devi venire, devi salire lì sul monte, perché io ho bisogno di darti la legge, e ho bisogno che tu possa veramente realizzare chi sono io, e porta con te Aronne e i 70 anziani di Israele e adorerete da lontano. Che cosa succede? Li porta sul monte
E vediamo al versetto 14 di Esodo, o 13 e 14, che voi potrete scorrere nel vostro iPhone o nel vostro cellulare, dice in questo modo: loro arrivano, salgono sul monte. Mosè dunque si alzò con Giosuè suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: aspettateci qui finché non torneremo da voi. Aronne e Cur sono con voi. Chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro. E lui è salito con Giosuè. Che cosa è successo dopo? Mosè è rimasto 40 giorni sul monte. Quindi in teoria gli anziani Aronne e Giosuè dovevano stare sul monte per 40 giorni, giusto? Giosuè rimane 40 giorni sul monte e sta tra la cima del monte dove è salito Mosè e gli anziani Aronne, dove loro dovevano aspettare. Ma se noi andiamo nei capitoli successivi, nel 25, 26 fino al 31, Dio dà le istruzioni a Mosè, delle istruzioni con tutto quello che Mosè doveva fare col popolo. Nel capitolo 32 riappare Aronne, è la prima volta dopo quei versi che abbiamo letto, e guardate dove appare. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte, allora si radunò intorno ad Aronne. Aronne, che ci fai lì? Aronne, tu dovevi rimanere ad aspettare. Aronne, ma cosa ci fai lì in mezzo al popolo? E gli disse: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, proprio a zero rispetto, non sappiamo che fine abbia fatto. Non ma andiamo a cercarlo. No, quel Mosè non sappiamo che fine ha fatto. Guarda, tu Aronne, che ci ami, che sei tornato in mezzo a noi, rimani qui e facci un Dio, perché noi vogliamo questo Dio. E Aronne inizia a fare uno stampo e crea, che cosa ha creato? Il vitello d'oro, ok? Ha creato questo vitello d'oro e quando parla al popolo dice: ok, ora celebreremo il giorno del Signore. E definisce, la parola Signore in questi versi si riferisce a Yahweh, nel senso, quando prende il vitello d'oro e iniziano ad usarlo per adorare Dio, non ha detto: ecco Baal che ci ha fatto uscire dall'Egitto, ok? Non ha detto: ecco un altro Dio, ecco il vostro Dio, no, ha detto: ecco Yahweh che vi ha fatti uscire dall'Egitto. E voglio dirti questo stasera: se tu salirai sul monte, cambierai. Se rimani ai piedi del monte, come fece Aronne, cambierà l'immagine di Dio in te. Aronne non rimase sul monte con Mosè. E questo che cosa, e quindi cosa è successo? La sua immagine interiore di Dio era influenzata dalla società in cui era cresciuto e dal posto in cui lui si trovava in quel momento, nell'accampamento. E tutta la sua idea di Dio, la sua immagine di Dio, era influenzata dalla lamentela del popolo, dal bla 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 bla, siamo usciti dall'Egitto e quindi non possiamo, Mosè dove è andato? Aronne, per favore aiutaci tu, Aronne, abbiamo bisogno di un Dio, ma questo Dio dov'è che non ci risponde mai? E la sua idea interiore di Dio era influenzata da tutto questo. E che cosa ha fatto il popolo? Ha preso Dio, non ha trasformato Dio, non si è fatto un altro Dio, va bene? Ha preso Dio e lo ha ridotto ad un vitello d'oro. Ha preso Dio e ha ridotto la sua gloria a quella di un vitello d'oro. E voglio farti questa domanda stasera. Probabilmente è da tanto che non senti bruciare dentro di te un fuoco di cui sei incapace di contenerlo. Risponditi onestamente. In queste settimane, questo è per tutti, in queste settimane, in questi mesi, che immagine di Dio
si è formata dentro di te. Pensaci. Forse un Dio inavvicinabile, forse un Dio lontano, probabilmente un Dio che non risponde perché non senti la presenza di Dio. Forse si è creato in te un Dio dai tanti impegni. E dobbiamo fare la cellula, e dobbiamo andare al gospel, e dobbiamo fare quest'altro, e poi dobbiamo suonare, e poi dobbiamo fare l'evangelizzazione, e poi dobbiamo andare a fare l'evangelizzazione d'impatto, e poi c'è la conferenza One, e poi c'è questo. E si è creato dentro di te un Dio a forma di impegno. Forse si è creato dentro di te un Dio a forma di dovere. Perché abbiamo noi siamo persone che rispettano i propri doveri, quindi io devo adorare Dio, io devo andare in chiesa, io devo fare questo. E l'immagine che si è formata di Dio dentro di noi è un dovere. Oppure forse si è formato dentro di te un Dio a forma di responsabilità. Ho una responsabilità, io ho una cellula e ogni mercoledì devo fare la cellula, devo preparare da mangiare per i miei ragazzi, devo assegnare i vari ruoli nella cellula, io devo esserci ai training perché io sono un capocellula. E si è creato questo Dio a forma di responsabilità dentro di te. Non un altro Dio, eh? Yahweh, il nostro Dio, il Dio che ti ha salvato, che ci ha salvato, ha iniziato a prendere diverse forme. E che cosa succede? A volte ci abituiamo al Dio dei videoclip, ok? I videoclip di varie band famose, di varie chiese, di varie nazioni. Ci abituiamo al Dio dei concerti, al Dio delle conferenze. Ci abituiamo a tutte queste forme di Dio. Ma voglio chiederti questo: l'immagine che ha Dio nella tua stanzetta, qual è? Qual è? Abbiamo capito che il Dio dei videoclip è figo. Abbiamo capito che il Dio che gira su Facebook, che il Dio che va in TV, che il Dio che va sui giornali può sembrare figo, ma voglio parlarti a te. Il Dio della tua stanzetta, che forma ha? Che immagine riesci a dare al Dio della tua stanza? Sapete perché a volte ci spegniamo? Succede a tutti. Chi ha mai passato un momento dove è mancata la passione dentro di noi? Che vediamo quanti sono sinceri. Succede, ok, può succedere. E quando la nostra relazione diventa meccanica. Devo fare questo, poi devo fare questo, poi devo fare quell'altro, poi devo fare quell'altro ancora. E ogni tanto, quando andiamo a cena insieme con mia moglie, noi vabbè, parliamo sempre, parliamo di tutto, chiacchieriamo. Non c'è un momento dove durante la nostra cena ognuno fa i fatti propri, ok? E ogni tanto il nostro sguardo cade ad altri tavoli dove ci sono quelle coppie che iniziano a mangiare dall'inizio alla fine e non senti nessun rumore se non un ruttino finale. Cioè, silenzio. Io dico, avranno litigato? Poi ti accorgi che non hanno litigato perché... E continua a mangiare, quindi non hanno litigato, non hanno nulla da dire. E io penso, ma che tipo di intimità? Noi saremmo capaci di litigare al ristorante se non abbiamo nulla da dirci? Litighiamo, così possiamo parlare, ok? Facciamo qualcosa, non possiamo rimanere in silenzio. Anche quando siamo litigati non si sta in silenzio, si parla, ok? Sempre. Perché c'è un rapporto, c'è una relazione, e a volte alcuni hanno questo rapporto anche con Dio. E si sta con Dio. Musica la mattina. Amen. Ha pagato il conto, no? Amen. Ha chiuso nel nome di Gesù. Amen. Significa che ha pagato il conto e se n'è andato. Non significa che per forza non c'è amore. Probabilmente in tanti state vivendo questa situazione.
non significa per forza che non c'è amore. Io non ti sto dicendo che non c'è amore nella tua vita per Dio. No, no, non è quello che ti sto dicendo. Ma probabilmente la tua passione si è spenta o è diminuita. C'è un verso in Geremia 2:2 che dice così, è meraviglioso questo verso. Quando l'ho letto ieri ho detto wow, guardate, va. È sempre Dio a Geremia, è sempre quello che non riusciva a contenere il fuoco dentro. Va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore. Io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra che non era neanche seminata. Dio gli sta dicendo, io mi ricordo quando ci siamo conosciuti all'inizio, che non c'era cibo, c'era freddo di notte, c'era caldo di giorno, c'erano problemi nel deserto, avete dovuto fare chilometri a piedi, eppure eri innamorato di me. Ora che probabilmente hai troppe comodità, forse mi ami, ma è solo una fiammella nella tua vita che non riesci a scaldare neanche te stesso. Pensa alla tua vita all'inizio. Questo vale per tutti. Ho predicato prima la mia vita. Pensa all'inizio. Che cos'è che faceva bruciare la tua vita? Che cos'è che ti motivava nel fare le cose? Oggi c'è gente che va in chiesa e non sa neanche perché va. Non lo sa. E probabilmente tu sei qui e non lo sai perché sei venuto. Forse perché ogni sabato alle 19 c'è il Double G. Forse perché hai visto un post su Facebook. Forse perché il tuo Dio è a forma di Double G. Forse perché il tuo Dio è a forma di serata. O forse perché il tuo Dio è a forma della chitarra del pastore Julim. Non lo so perché siamo qui. Dovremmo chiedercelo ognuno di noi. E ti chiedo, hai voglia che Dio stasera possa riaccendere il fuoco dentro di te? Ci dimentichiamo alcune volte di quello che ci ha attratto di Dio. Pensa un attimo, pensaci un attimo. Che cos'è che ti ha attratto di Dio? Quando l'hai conosciuto, no? Che cos'è che ti ha attratto di Lui? Ale, cos'è che ti ha attratto di Dio? All'inizio proprio, all'inizio. La parola di Dio. Sì, Bibbia. La Bibbia, ok. Chi vuole dirlo? Chi vuole? Cos'è? All'inizio, non è un'interrogazione. Chi è che vuole dire? Danico, cos'è che ti ha attratto di Dio all'inizio? Cioè, Dio. È stato quando ho scoperto che non era semplicemente il Dio che ho sempre visto nei miei genitori, che ha sempre operato nella vita dei miei genitori, ma quello che poteva, che aveva sempre fatto in loro, lo poteva fare anche in me. Era un Dio anche mio. Un Dio personale. Bello, bello. Cindy, tu cos'è che ti ha attratto, tu da donna, no? Che voi siete molto più romantiche, ok? Vedi, a lui i libri, a lui il Dio personale. A te cos'è che ti ha attratto? Che all'inizio era solo lui quello che riusciva a consolarmi. È donna. Era l'unico che riusciva, perché ora qualcun altro ti consola? Ok. No, Cindy, è meglio specificare, eh? Ok. Qualcun altro, dai, forza. Gabi, qua. Cos'è che ti ha attratto di Dio? Il fatto che c'è un amore incondizionale, anche se sbagliavo, lui continuava ad amarmi, e questo amore è come se mi rapisse il cuore in questo modo. Wow, meraviglia. Cosa ti ha attratto di Dio? Bella domanda. Troppe cose. No, il fatto che non mi ha... Il fatto che quando sono entrata qui non mi aspettavo niente e lui mi ha dato troppo. Lui va sempre oltre le nostre aspettative.
Tu pensi che di non ricevere nulla e poi lui, tac. Tu uomo, cosa? Il suo amore e la sua presenza. Il suo amore e la sua presenza. La manifestazione della sua potenza, come Dio è capace di cambiare la tua vita in un secondo. Lui è uomo, la potenza, la potenza. L'ha appena detto. È uomo anche lui, la sua potenza, è la sua potenza. Giallo, cosa ti ha attirato di Dio? Il suo perdono. Il suo perdono, quello che nessuno merita di noi. Pensiamo di essere giusti, no? Pensiamo di essere bravi, perché leggiamo 2 capitoli di Bibbia al giorno. E pensiamo di guadagnare il perdono di Dio perché facciamo 1 ora di preghiera al giorno. Poi se ne fai 1 ora e mezza puoi peccare di più perché ti perdona di più. Perché molti... Carol, tu cos'è che ti ha attratto di Dio? Non i muscoli. La sua dolcezza. La sua dolcezza. Wow, la sua dolcezza. La sua dolcezza. Chi altro? Cos'è che vi ha attratto di Dio? Debbie, cos'è che ti ha attratto di Dio? Il suo perdono, come ha detto Gianluca. Anche a te il suo perdono. Anche Emma. Vai. La semplicità di Dio, cioè che Lui è sempre alla portata di tutti, quindi sempre pronto a farsi incontrare. Wow, bellissimo, Dio è sempre alla portata di tutti. Tu, Fra? La sua grazia. La sua grazia, la grazia di Dio. Guardate, ognuno di noi ha espresso un aspetto di Dio meraviglioso. Non dovrebbe essere facile amare un Dio così meraviglioso. A volte lo dimentichiamo, a volte dimentichiamo che Dio ci ha perdonato, lo sappiamo che Dio ci ha perdonato, ma lo dimentichiamo. Dimentichiamo che è un Dio pieno di grazia, che è un Dio pieno d'amore, che è un Dio che è pronto e disposto a stare con noi a portata di mano. È un Dio profondo. Ce lo dimentichiamo che è un Dio pieno di grazia e iniziamo a creare un Dio ad una forma diversa. Pensa a Dio che con la sua mano, pollice e mignolo, ha misurato le acque. Ok, ha misurato il mare così. Il mare. Dio, questo Dio è a tua disposizione. Un Dio 3 volte santo. Sapete perché gli ebrei dicevano santo, santo, santo? Perché usavano ripetevano un concetto 3 volte, era per esaltare la perfezione di quel concetto. Quindi dicevano, tu sei santo, santo, santo. Non era perché non stava sentendo, ma perché stava dicendo tu sei perfettamente santo. Non è perché era una strofa di una canzone, doveva ripeterlo per la ritmica, ma perché era Dio, il Dio perfetto. Non ti conforta il fatto di avere un Dio che non puoi sopravvalutare? Tu non puoi sopravvalutare Dio? Sì. Puoi urlare, puoi fare quello che vuoi. Tu non puoi sopravvalutare Dio. Non puoi dire, pensavo che Dio potesse fare questo. Tu non puoi sopravvalutarlo. Lui è sempre al di là di quello che tu puoi pensare. Pensa se la tua mente ha la dimensione di un bicchiere, ok? E Dio, quella di tutti gli oceani. Sarebbe stupido dire che Dio è solo questo. Sarebbe sciocco dire che Dio è solo quello che io posso raccogliere in questo bicchiere, semplicemente perché io posso contenere soltanto questo. Quello che Dio può essere nella tua vita è talmente grande, talmente infinito, che non puoi non bruciare dentro. E c'è qualcosa che va riacceso nella tua vita se c'è solo una fiammella.
C'è qualcosa che va alimentato. Qualsiasi ruolo tu abbia in chiesa, qualsiasi cosa tu stia facendo, Dio ti sta dicendo: io voglio riaccendere un fuoco nella tua vita, perché non è giusto che tu mi viva in questo modo. Io non sono questo, io non sono quell'immagine che tu hai, quello è un vitello, non sono io. Lo puoi chiamare nello stesso modo, puoi chiamarlo serata, gospel o uscita, come vuoi, ma se non ha la mia immagine in te, non porterà nessun frutto. Quando amiamo Dio perché ci sentiamo in dovere di amarlo e non lo amiamo con tutto il cuore, a causa dell'immagine che ci siamo fatti di Lui, ci siamo dimenticati chi Dio è realmente. Se tu stai servendo Dio, lo stai servendo, stai facendo tutto bene, ma lo stai servendo per dovere e non perché tu lo ami totalmente, ti sei dimenticato chi Lui è. E in Apocalisse c'è una lettera che Dio dà a Giovanni, dove dice alla chiesa: tu hai perso il tuo primo amore, tu hai perso quella passione dell'inizio. Perché che cosa succede quando perdi il tuo primo amore? Sostituisci. Quando perdi la passione, tu stai sostituendo Dio con l'immagine che Lui ha. Perdi la fame di Dio. È mai successo a voi di non avere più fame di Dio, no? Di non aver più voglia di pregare, di leggere. Che è mai successo? Quando non hai più fame di Dio, vuol dire che stai mangiando da qualche altra parte. Vuol dire che il cibo entra da un'altra parte. Non lo so da dove. Forse dai tuoi amici, forse dalla tua fidanzata, forse da una sessualità sbagliata, forse dai social network che stanno diventando una dipendenza e stanno studiando per delle cure, come anche per i videogames. Dov'è che stai mangiando? Forse ti piace dormire la mattina e quindi non riesci mai a svegliarti, oppure la sera, dov'è che stai mangiando? È seria la cosa, dov'è che stai mangiando? Non è Dio mettimi fame. Okay. È Dio, cambiami menù. Non è Dio mettimi fame. Devi cambiare menù, perché noi dobbiamo mangiare da qualche parte. Non possiamo non mangiare. E poi quando perdi il primo amore, sei passivo. È mai successo? Uno può parlare, può dirti tutte quelle cose, può gridare, può urlare, ma sei... altro che il cielo in una stanza. E quando diventi così passivo, cambi certe cose nella tua vita soltanto quando vieni smascherato e copri il tuo comportamento quando sei al lavoro, copri il fatto di avere relazioni sessuali con il tuo fidanzato eppure dici che non ce le hai, copri il tuo linguaggio sbagliato, copri il fatto che vieni ma in realtà hai un'altra immagine di Dio. Questo è quando hai perso il tuo primo amore. Voglio darti velocemente un consiglio e poi pregheremo insieme. Cosa fare quando c'è qualcosa che si è spento dentro di noi? Un consiglio semplice, semplice. Torna ad adorarlo. Non voglio dirti niente di complicato. Torna ad adorarlo in maniera molto, molto semplice. L'arrivare al weekend, ok, è il culmine della settimana e significa che tu hai fatto una settimana da Dio e poi arriva i gospel, wow, sì, alleluia. Non è un non vedo l'ora che arriva il sabato e la domenica che mi ricarico. Noi abbiamo bisogno di vivere il lunedì gospel, il martedì gospel, il mercoledì gospel. Mercoledì c'è la cellula, quindi una scarica, proprio qualcosina per giovedì, venerdì, giusto per non soffocare, no? E
poi sabato arrivi proprio qui che ti dobbiamo prendere con l'ossigeno. E l'errore che facciamo è pensare che il nostro tempo personale sia una questione di disciplina spirituale. Perché se non passi il tuo tempo personale con Dio, ai 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 ai, è una disciplina. Alcuni sono talmente disciplinati che sono più meccanici del meccanismo, ok? Proprio sono fedelissimi. Altri invece si sono rotti tutti i meccanismi, cioè proprio hanno lasciato perdere. Ogni giorno leggono Genesi 1 e Matteo 1, ok? Ma la verità è che tutta la nostra vita, ascoltami, non è una questione di un'abitudine, ragazzi. Non è la questione di leggi la Bibbia e prega con Dio ogni giorno, non è la ricetta della felicità. Tutta la nostra vita dovrebbe essere una continua adorazione. Se la nostra lettura, se la nostra preghiera, se la nostra ricerca di Dio si limita a quella mezz'ora di quiete e di riflessione, e quiete e riflessione, finirai per avere una bellissima mezz'oretta romantica e continuerai a vivere la tua giornata da ateo. E non ti servirà ad un tubo. È la tua vita che deve essere accesa. È wow, oh, voglio leggere la Bibbia, wow, che bello, guarda, è la parola di Dio, è realizzare chi Dio è. Non è devi fare, devi distruggere la tua idea che hai oggi di Dio e devi iniziare ad adorare quel Dio, quel Gesù che è alla destra del Padre e dire: è incredibile, tu mi hai dato la tua parola, io voglio leggerla ogni giorno, io voglio leggerla ogni minuto, sto aspettando, sto facendo una coda, sono al tram, leggo la Bibbia, non sto su Facebook, perché la mia immagine di te è un'immagine reale. Non è il fare o non fare, è qualcosa che parte da dentro, è qualcosa che tu realizzi e capisci chi è Dio. Ragazzi, abbiamo bisogno non di fare le cose giuste, abbiamo bisogno di innamorarci di Gesù. È quello che ti permetterà di vivere in una maniera totalmente diversa. E se tu non stai trovando il tempo di leggere la Bibbia, è il momento di rivalutare la tua vita. Fermati un attimo e di: Dio, portami a cena con te, perché Lui sta bussando. Se qualcuno aprirà, io entrerò e cenerò con Lui. E Lui sta bussando. Sta bussando mentre tu sei qui e ti fai i gospel, ti fai il sabato e la domenica, poi ti farai anche l'evangelizzazione d'impatto, andrai alla conferenza One, ti farai la cellula e sarai perfetto. E nel frattempo Gesù sta ancora bussando alla porta della tua stanzetta mentre sei qui, e Lui bussa e ti dice: mi manchi, io ti amo. Quello che mi spaventa di più sono le persone tiepide che non gliene importa niente di tutto quello che sto dicendo sta succedendo. Forse potresti dirmi stasera: sì, pastore, io sono decisamente tiepido, ma non sono davvero nelle condizioni di dare di più a Dio. Sì, pastore, io sono tiepido, ma non ho la forza di fare più nulla in più da dare a Dio. Il mio consiglio stasera non è: spremiti di più, dai di più, impegnati di più. No, assolutamente. Il mio consiglio stasera è: avvicinati a Dio. Pensi che Dio abbia bisogno di noi per fare le cose? Avvicinati a Dio. Lui non ha bisogno delle nostre preghiere pensate, Lui ha bisogno del nostro cuore. Avvicinati a Dio, non devi fare di più. Avvicinati a Dio in questo momento. C'è scritto: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi.
e stasera Lui vuole lasciare un segno nella tua vita e ricomincerai a vivere in una maniera totalmente diversa. Dio non sta chiedendo il sacrificio a te, devo sacrificarmi, devo fare. Pensa al suo... A volte parliamo dei nostri sacrifici senza realizzare il sacrificio che Lui ha fatto. E abbiamo il coraggio di definire i nostri sacrifici. Ah, io vivo una vita sacrificata. Abbiamo il coraggio di parlare della nostra vita dicendo che è una vita sacrificata. Lo Spirito Santo stasera vuole riaccendere, vuole riattivare. Non è qualcosa che dovrai fare tu, ok? Non è qualcosa che ti sta dicendo, allora dai, fai. No, no, lo Spirito Santo ti sta dicendo, avvicinati, avvicinati e io mi avvicinerò a te. Avvicinati e io mi avvicinerò a te. E stasera se tu vuoi che lo Spirito Santo possa riaccendere in te, forse ti senti tiepido, forse c'è solo una fiammella, non lo so quello che stai vivendo, ma questa parola era per te, per la tua vita. Ti voglio invitare ad alzarti nel posto lì dove sei, a dire: Dio, io voglio avvicinarmi, io ci sono, Dio, il mio fuoco è spento in questo momento, io voglio essere acceso da te e voglio avvicinarmi a te. Fallo semplicemente perché vuoi dire: Dio, io voglio che tu riaccenda la mia vita. Dio, io voglio che tu possa distruggere l'idea che ho di te, l'immagine che mi sono costruito di te, e possa darmi una visione assolutamente diversa e completa di chi tu sei. Spirito Santo. Inizia a dirle: Spirito Santo, io sono qui. Dio, io sono qui. Sono qui vicino a te. E Dio ti dice: io sono qui anche. Mi sto avvicinando alla tua vita. E ti prego, distruggi l'idea che hai di me. Io non sono quello che pensi. Io sono molto di più. Io sono molto di più. Io valgo molto di più di un'ora di sonno. Io valgo molto di più del tuo lavoro. Io valgo molto di più delle tue responsabilità. Io valgo molto di più dei tuoi sforzi. Io valgo molto di più di tutto quello che tu puoi avere. E io voglio te. Voglio te. Voglio semplicemente te. D'amore stasera questa. Riaccendi in me la passione e toglimi ogni ferita, lavami con il tuo sangue, stringimi e non lasciarmi mai. Come posso io non dare tutto?
la prima volta che stai cercando di dire: Dio, ok, riaccendimi perché mi sono completamente spento. Io voglio chiederti di fare scattare qualcosa in questo momento e venire qui davanti. Chiedi a Dio quell'unica passione che ti permette di venire qui davanti. Ma solo se proprio non ci stai riuscendo, se da tanto che stai pregando e stai dicendo: Dio, riaccendi, riaccendi, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. E il pastore Stepi, il pastore Romini, i ragazzi del mio team, scenderò anche io e inizieremo ad imporre le mani su di voi. Inizieremo ad imporre le mani, perché come diceva Paolo, pregheremo che il dono che Dio ha messo in voi possa riaccendersi. Possa riaccendersi nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E stasera la tua vita prenderà una piega diversa. Stasera la tua uscirai da qui con qualcosa che tu non riuscirai a trattenere, che tu non riuscirai a contenere. E tu dal posto, se sei rimasto dietro, inizia a fare dei nuovi patti con Dio. Inizia a dire: Dio, io voglio impegnarmi a leggere la tua parola, voglio impegnarmi a vivere in una maniera diversa. Inizia a decidere già il tempo. Voglio farlo la mattina, voglio farlo a pranzo, voglio farlo. Inizia a stabilire un tempo d'amore con il tuo Dio e adoralo. Mentre noi canteremo ancora questa canzone, adoralo. Prenditi questo tempo. Lo so che poi uno aspetta, guarda che finisce e che il pastore preghi per gli altri. Prenditi questi minuti per parlare con lui, per dire: Dio, io non voglio fare la fine di quelle coppie in silenzio, io voglio parlare con te. Apri il tuo cuore con lui ora, solo tu e lui. Se vuoi siediti, mettiti in ginocchio, dove vuoi, nei corridoi, ma ti prego, non è la preghiera finale, è il tuo tempo con lui. Senza limiti.
alzare la mano e dire: Dio, perdonami, perdonami. Prima di dirti grazie, ti voglio dire: perdonami per tutto quel tempo che ho sprecato nella mia vita. Perdonami quando, perdonami per tutte quelle volte in cui volevo essere un bravo cristiano usando le mie forze. Stasera ti chiedo davvero che la tua grazia possa potenziare la mia vita. Non voglio impegnarmi di più, voglio innamorarmi di più di te. Non è un dovere, è una cena romantica con te, è un momento che ho con il Re dei Re, il creatore del cielo e della terra, colui che anche quando sbaglio lui mi accoglie e non mi permette di alzarmi da tavola fino a quando la mia vita non è cambiata. E stasera Dio non vuole che tu esca da qui se la tua vita non prende una posizione seria con lui, se la tua vita non decide di tuffarsi nel fiume di Dio. Inizia a dire: Dio, io voglio tuffarmi nel tuo fiume. E concludiamo, se tu vuoi prendere questa decisione, alzati dicendo: Dio, voglio tuffarmi nel tuo fiume. No, non per forza, non per potenza, non per un mio impegno, ma io voglio tuffarmi nel fiume della tua grazia. Trasportami, perché io non ce la faccio. Trasportami, perché io da solo non ce la faccio. Spirito Santo, aiutami, aiutami, Spirito Santo. Tu sei qui, Spirito Santo. Tu sei qui. Tu sei qui, Dio. Io ti amo. Riaccendi il mio fuoco. Riaccendi il mio fuoco, Spirito Santo. Senza limiti, in modo da non poterlo contenere, in modo da non poterlo contenere. Se non hai mai alzato una mano, alzala stasera, alzala, supera il tuo limite, supera il tuo limite se non l'hai mai fatto. Esci dal tuo posto, se sei sempre lì composto nel tuo posto, esci dai tuoi limiti, esci e dici: io voglio di più, voglio di più, voglio sfidarti. Inizia ad adorare Dio come lo fai nella tua stanza, forse alzando le braccia, esaltando, dicendo: Dio, sei meraviglioso, mettendoti in ginocchio. Esci, esci come se fossi nella tua stanza. Forza, adoralo. Stasera inizierà un nuovo tempo di amore per la tua vita. Stasera. Prima riaccendi il tuo spirito dentro di me e io ti prego che ogni parte scura in me possa prendere luce. Voglio iniziare a vivere come non ho mai vissuto.
voglio iniziare a provare e sentire quella tua presenza come non è mai successo nella mia camera. Voglio che quel momento possa diventare veramente il momento più bello della mia giornata. Metti in me un nuovo desiderio della tua parola. Ti prego, Spirito Santo, dammi la forza di cambiare le mie abitudini. Io voglio impegnarmi stasera ad amarti, semplicemente ad amarti. E io voglio dichiarare che ogni idea sbagliata che c'è nella mia mente, che ogni idea che sta limitando la tua immagine dentro di me, possa andare via nel nome di Gesù. Io voglio resettare l'immagine che io ho di te e che si è formata in queste settimane. Io non accetto che tu possa essere un impegno, un dovere, una responsabilità, ma io dichiaro sulla mia mente che tu sei il mio amore, il mio amante, la persona più importante della mia vita, quella persona di cui io non potrò fare mai, mai, mai a meno, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù io prendo autorità sulla mia vita e dichiaro che da stasera la mia storia sarà una storia diversa. La gente mi vedrà e dirà che io sono innamorato pazzo di Lui, che io sono innamorata pazza di Lui. Nel nome di Gesù. Riaccendi il tuo fuoco.